Palatagliercio in estasi. Era da tregare che la Reyer Venezia non sembrava più la bella realtà capace, nelle due stagioni di ritorno in A1, di centrare i playoff. Gli stimoli molti. Nuovo allenatore, il macedone Zare Markovski, erede di quell'Andrea Mazzon a cui comunque i tifosi hanno dedicato uno striscione di ringraziamento, e soprattutto avversaria di rango come l'EA 7 Milano, una delle candidate al titolo finale. Bravi gli italiani, bravi gli stranieri in oro granata a tenere sempre alta la testa e a non smarrirsi nei momenti di maggiore tensione, quando i lombardi mostravano tutta la loro caratura. Eppure la volontà e il gruppo hanno fatto vincere David contro Golia, rianimando una compagine apparsa spesso poco lucida e presente sul parquet nelle ultime uscite. Non sappiamo se basterà la scossa del nuovo coach o se si sia trattato di un fuoco di paglia. Pronta domenica la prova probante sul terreno di una delle rivelazioni di questo avvio stagionale, la Granarolo Bologna, risorta dalle ceneri Virtus. Serviranno il carattere e la determinazione mostrati lunedì sera contro Milano per raddrizzare un campionato in cui Andre Smith e compagni possano finalmente recitare un ruolo adeguato alle loro potenzialità.